Buonasera Mario, Oneschio. Neschio. Neschio. Bentornati al Di Pre per un giorno. Gioco nuovamente in casa e sono insieme a Guido Curzio. Buonasera Neschio. Stiamo parlando del presidente della SD Venus Lauria, una squadra di calcio 5 femminile. Allora, presidente, raccontaci un po' da dove è nata la volontà di fondare una squadra di calcio femminile, calcio a 5 femminile. Aggiungo che non deve essere stato affatto semplice. Vabbè, diciamo che non era proprio una volontà, è nato tutto per caso. Ci siamo trovati ad organizzare un primo triangolare di calcio a 5 femminile perché ho una ragazza, la mia ragazza, piace giocare a calcio a 5. E quindi da lì, siccome era Ne hai beccato uno su un milione, però. Permettimi di dire questo. Comunque, va bene, Per fortuna. fortuna, perché ogni tanto andiamo a giocare insieme, quindi è anche una cosa bella. E Assolutamente. praticamente abbiamo colto l'occasione, siccome a lei da poco tempo, da qualche anno, era venuto a mancare il nonno, una figura importante, abbiamo Certo. detto: perché non fare un triangolare ed intitolarlo in memoria del nonno? La fortuna ha voluto che nella stessa famiglia ci fossero altre due sorelle che anche sono appassionate di calcio a 5, quindi tra amiche, sorelle, avevo anche qualche amica che è stata sempre appassionata di calcio a 5, Beatrice Perciante, Giusy Carlomagno, faccio dei nomi, Certo, e certo. da lì ci siamo resi conto che effettivamente si poteva realizzare la cosa. Sì, una squadra nata in casa, Un praticamente. triangolare è nato in quell'estate, poi da lì ho conosciuto Gerardo San Giovanni, che è attualmente l'allenatore della squadra, che è arrivato al calcio a 5 femminile per la figlia, la passione per la figlia, perché la figlia gioca in Serie A di calcio a 5 femminile, Teresa San Giovanni, attualmente gioca nel Fasano. E da lì ci siamo guardati e abbiamo detto: oh, le ragazze ci sono. E da lì E da è nato lì è tutto. nato tutto. Allora, iniziamo un po' a parlare appunto delle ambizioni della Rosa. Siccome è il primo anno, una squadra di esordienti, che si trova ad affrontare un campionato di Serie C, dove quest'anno vede squadre che sono scese dalla Serie A con giocatrici ex di Serie A, con una Episcopia che ha vinto la Coppa Italia e altre squadre che si sono attrezzate per comunque competere in questo campionato, abbiamo detto: vabbè, cerchiamo di fare bella figura. Bisogna mantenere un profilo Esatto, basso, abbiamo detto: cerchiamo di assolutamente. fare bella figura. Certo, le qualità non è che non ci mancano, c'è qualche Ci sono. giocatrice che è abbastanza brava, però Giustamente ci sono squadre più esperte. esatto, non Conosco. abbiamo l'esperienza, nessuna di loro ha mai giocato in un campionato di calcio a 5, quindi. E quindi le ambizioni all'inizio erano quelle di fare, come sono tuttora, di fare bella figura, di cercare di fare il meglio possibile, di crescere come squadra, soprattutto come gioco, perché quella è la cosa più importante. Un passo alla volta. Fare gruppo ed arrivare alla fine tutti insieme. Poi la classifica lascia il tempo che trova. Certo. Se per te, presidente, va bene, andiamo a vedere i commenti che ti sono stati rilasciati sulla pagina Facebook del mio canale. Va Ok. bene. Allora, prendiamo in considerazione Giuseppe Mazzei che chiede: nella tua squadra ci sono le basi o devi cominciare da zero? Ecco, diciamo che è una realtà nata da 2 anni. Solo Come? quest'anno ci siamo iscritti al campionato per volontà delle ragazze, perché avevano voglia di confrontarsi con altre realtà della zona. Le ragazze ci sono, c'erano alcune ragazze che erano già avviate alla calcio a 5. Molte si sono aggiunte successivamente ed è stato fatto un lavoro diciamo, di tecnica, ma devo dire che le ragazze hanno voglia e con la passione, Si va a diciamo, colmare. sì, stanno migliorando e posso dire la verità, qualcuno è migliorato davvero tanto e Certo. non me lo aspettavo. Successivamente ci ha scritto anche Vincenzo Forte che si domanda: quali siano i tuoi progetti futuri? Quali sono questi progetti futuri? A lungo termine o a medio termine? Vabbè, Andiamo allora, a a brevissimo termine, quello di arrivare sani e salvi alla fine del campionato, ma diciamo che
È stata una sorpresa per me, soprattutto i risultati iniziali, non me li aspettavo, significa che comunque il lavoro dello staff è stato ottimo. E i progetti futuri sono quelli di poter concretizzare questa realtà sul territorio, far sì che sia una scelta, cioè possa essere una scelta, un'alternativa da parte delle ragazze che amano, perché ci sono tante ragazze che amano questo sport, però non avevano fino ad oggi la possibilità di poterlo praticare. Quindi io spero che si possa concretizzare questa realtà e magari, che ne so, sognando, possa crescere a tal punto da diventare qualcosa di più grande. Ma intendete puntare sempre sulla rosa attuale o magari in futuro potete anche qualche nuovo innesto, non si sa? O... Io voglio puntare sulle ragazze che hanno voglia di condividere questa avventura con noi. Tutte quelle che hanno voglia di fare il calcio a 5, di impegnarsi e fare belle cose, da noi sono le benvenute. La porta è aperta a tutti, diciamo. A tutte. Tutte, giusto, giusto. Allora, c'è Francesco di Napoli che fa una considerazione. Perché il caro presidente ha usato l'espressione purtroppo per loro? Infatti tu nel video anteprima che facemmo, sì, dicesti purtroppo per loro, tra virgolette. Tra virgolette. Vabbè, praticamente questo purtroppo per loro rispecchia, diciamo, quello che sono, il mio carattere. Non mi prendo mai sul serio. E riguardava soprattutto sia il fatto che durante le partite mi lascio prendere troppo e quindi sì, grido tantissimo, male incito, non mai contro arbitri e contro avversari. Sì, nell'ecito, rimani sempre nell'ecito. Esattamente. E un purtroppo per loro era anche perché, e siccome questa è la mia prima esperienza alla guida di una società di calcio a 5 e femminile, parecchie volte... delle cose si potrebbero fare diversamente e ci arrivo sempre magari dopo aver sbagliato oppure... Ma io voglio, usare una frase fatta, si impara dagli errori. Esatto, ma si impara soprattutto, questo lo devo dire, mi devo dilungare un attimino se posso. Sì, certo. Che la mia fortuna è quella di avere uno staff preparatissimo, dall'allenatore Gerardo San Giovanni, che ci mette tantissima passione in quello che fa, al preparatore atletico Giovanni Battafarano, il preparatore dei portieri che è stato un giocatore di livello, comunque ha giocato in C1, in C, della vicepresidente che diciamo è un po' il collante di tutta l'associazione, e in ultimo di Pierluigi Zambrino, che è davvero un... diciamo, è la mia parte razionale. Io sono molto impulsivo, lui è la mia parte razionale. Se ho capito bene, stiamo parlando di uno staff disponibile, ma soprattutto competente. È appassionatissimo. È appassionatissimo. Più che una società siamo diventati una famiglia. E secondo me i risultati, oltre che allo staff, dipendono anche da soprattutto da questo. Bene, mica te ne sa parlare. Presidente, grandissimo. Infine ci ha scritto Patrizia De Marco, ormai una presenza certa del canale. Dice: è stato difficile reperire giocatrici e avvicinarle a questa disciplina? Non è stato difficile, perché le giocatrici, cioè le ragazze appassionate appassionate di calcio ci sono. Ci sono, ma non avevano fino ad oggi, come ho detto pure prima, la possibilità di esprimere questa cosa in una società. In altri paesi come Spagna, America e altre zone il calcio a 5 femminile è la normalità. È la normalità, cosa certo, che ancora qui da noi non è così. Non è così, è vero, è verissimo. Io direi che potrebbe bastare così. Presidente, vuoi aggiungere qualche altra considerazione, un saluto, qualsiasi cosa? Sì. Vorrei ringraziarti per avermi dato la possibilità di far conoscere questa realtà. Ti faccio i complimenti per la tua società, per questa realtà. Vi auguro il massimo. Come al solito, se vi va, lasciate 100 like. Vanno bene 100 like? 100.000 like. Impulsivo, l'ha detto. Impulsivo. Ora mi chiamerà Pierluigi per dirmi che non esagerate. Niente, un abbraccio da Neschio, un abbraccio da Guido.